Ho chiuso l'anno con un credito IVA, ora mi trovo a dover pagare l'IRPEF dei dipendenti. Posso compensare il credito con il debito, vero? Ne parliamo in questo video. Il nostro amico imprenditore o professionista chiede se sia possibile effettuare quella che prende il nome di compensazione orizzontale, ovvero se si può utilizzare il credito di un'imposta per pagare il debito di altre imposte. La particolarità del caso è che si tratta di credito d'imposta sul valore aggiunto, che ha delle sue particolarità. Vediamo. Qualora il credito IVA risultante da dichiarazione annuale sia di importo superiore a 5.000 euro, per poterne usufruire è richiesta l'apposizione alla dichiarazione del cosiddetto visto di conformità a cura di un professionista abilitato. Ne consegue che il credito IVA di importo superiore a 5.000 euro, per essere fatto valere in compensazione orizzontale, quindi utilizzabile per il pagamento di debiti derivanti da altre imposte, dovrà risultare da dichiarazione annuale IVA sottoposta a visto di conformità e sarà compensabile solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Al contrario, per le compensazioni di un credito IVA inferiore a 5.000 euro, queste possono essere effettuate a partire dal primo giorno del periodo successivo alla dichiarazione. I titolari di partita IVA per effettuare la compensazione di crediti con debiti devono utilizzare unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, compilando il modello F24 online e questo indipendentemente dall'importo del credito compensato. Inoltre, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA vantato nei confronti dell'erario, per ottenerne il pagamento, il visto di conformità sarà richiesto se l'importo supererà la soglia di 30.000 euro, limite che è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative. Infine, è il caso di ricordare che dal 1 gennaio 2011 vige il divieto di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali se siano presenti imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a 1.500 euro per le quali sia scaduto il termine di pagamento. In questo senso è da considerare seriamente l'accesso alla cosiddetta rottamazione delle cartelle ed eventualmente il ricorso sia all'utilizzo dei crediti per ottenere una speciale procedura di compensazione dell'iscrizione a ruolo e infine, se nei termini, la presentazione di un'istanza di sospensione di pagamento o di un'istanza di rateazione degli importi iscritti a ruolo, procedure tutte che tendono a sbloccare la compensazione orizzontale e quindi a renderla possibile. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo. Vi invito a visitare e a iscrivervi al canale YouTube Professionista Web Alessandro Moschini per poter usufruire in anteprima della pubblicazione dei nuovi video. Sulla piattaforma Udemy potete anche usufruire dei miei corsi, tra cui alcuni completamente gratuiti, ed acquistare quelli che più vi interessano. Potete seguirmi anche sul profilo LinkedIn Alessandro Moschini e su TikTok seguendo Alessandro_Moschini_PW. Grazie e al prossimo video!